Benvenuti in un nuovo video. Da come vedrete dal titolo, oggi faremo insieme un video assaggio. Ovviamente questi prodotti li ho presi su All Supplement. Sapete che giù nel link box trovate il mio codice di sconto di Giulia010. Scusatemi, ma sono appena alle 7 del mattino e sapete che ne sanno che mi sono preparata, mi sono vestita, perché io se non faccio colazione non riesco ad affrontare bene la giornata. Quindi oggi le andremo ad assaggiare. Ovviamente non sono dei risis, tra virgolette, fit o risis proteici, perché comunque, ok, sì, sicuramente rispetto agli originali hanno quel qualcosa in più, cioè hanno, vi lascio qui, io le ho scansionato il codice a barra per farmi un resoconto. Praticamente ogni cup, cioè ognuno di loro ha 100 calorie, su per giù si girano sui 90-100 calorie, hanno i carbo, non mi ricordo, però i grassi sì, sono tra i 5 e i 7, quindi non sono bassi, a basso contenuto di grassi, e di proteine si aggirano intorno ai 2-3 grammi. Però ragazzi, ci sta, perché ci sono 5 vari gusti, quindi adesso noi andiamo a vedere, non guardiamo i valori, andiamo a vedere più che altro il sapore, se ne vale davvero la pena. Quindi, però sono molto particolari perché sono usciti in tantissimi gusti diversi, tipo sono vegan, si è scritto che sono vegani. Allora, questi sono dei cookie al gusto cookie dog, comunque a biscotto, buttercups, sono così, sono bellissimi. Vediamo un po'. Penso che sia una cioccolato fondente. Sì, è una cioccolato fondente, ragazzi, si sente? Sì, cioccolato fondente. No. Allora, sinceramente buono, ma infatti neanche la voglia di continuare, si sente solo di cioccolato fondente, buono, però sembra di mangiare del classico cioccolato fondente della Lindt, 95%, ma non si sente all'interno. Non si sente la farcitura a biscotto, si sente solo il cioccolato fondente, perché il cioccolato fondente prevale tantissimo, infatti sentirete solo cioccolato fondente. I voti li diamo alla fine, perché così abbiamo proprio un resoconto finale. Io adesso bevo così da cambiare il sapore, perché comunque se gli altri non sono fondenti, dopo ci confondiamo solo. Andiamo avanti con questo qua. Penso che è cioccolato normale, perché sta scritto Hazelnut Butter, quindi è burro d'arachide, è vegan sempre. Eccoli qua, all'incirca costano 2 euro se non sbaglio sul sito, quindi ci sta anche il prezzo, perché per uno sfizietto ci sta, cioè almeno avete tante, no, non brutto, avete comunque dei gusti anche particolari rispetto al classico Risis. No, sono tutti a cioccolato fondente, raga. Vabbè, assaggiamo. Sì. Questo tipo si sente molto di più l'interno, quindi la farcitura, che il cioccolato fondente esterno. Buonissimo. Perché il cioccolato è come se
sente anche un po' di burro d'arachidi, però mischiato secondo me al cioccolato. Buonissimo questo. Andiamo ad assaggiare peanut e brownie. Ho delle aspettative troppo alte su queste. Eccole qui. Riesco ad aprirti senza romperti. Fuori è sempre uguale. Ok. Il sapore arriva subito dopo, però di più del burro d'arachidi. Però raga, questo cioccolato fondente fuori disgusta tantissimo, ve lo giuro. Cioè, è troppo forte, in alcuni è delicato, in altri è troppo troppo forte. Questo è buono molto di più, però non riesco a finirlo perché è troppo. Di questo si sente molto di più il burro d'arachidi, il brownie e lontananza. Però raga, questa cosa che prevale, se mi hanno sbagliato, guarda, se tipo facevano un cioccolato normale, hanno fatto un cioccolato fondente forse per contrastare, ma no, troppo 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 fondente. Questo secondo me deve essere buono perché ha il peanut butter. Vediamo. Classico. Lui sì. Luigi, già mi sto facendo il resoconto, infatti li sto posizionando qui, oh. Ne merita perché si sposa bene, peanut butter e cioccolato fondente. Ma quando tipo l'interno non si sente tanto come questo è peanut butter, cioè non si sente tanto come gli altri, tipo il primo abbiamo provato, il fondente si sente tantissimo. Invece quando si sente anche l'interno si spezza bene e si sentono entrambi i sapori. Quindi adesso bevo e andiamo con l'ultimo. E l'ultimo è il salted caramel. Quindi ci allontaniamo un po' da lasciare gli altri. Manco a farlo apposta, l'ho lasciato per ultimo. Vabbè. Allora, questi sono più piccoli. Che è questa discriminazione, eh? Sono molto più piccoli. Allora, io sono rimasta molto delusa. Mi aspettavo qualcosa in più. Allora, facciamo una scaletta però tra quelli che io. Allora, sinceramente vi parlo, per me non lo riacquisterei, sono sincera. Però per la prima volta, se volete prendervi, volete farvi passare lo sfizio, vi dico io quali prendere che sicuramente vi piaceranno. Al primo posto io vado a mettere peanut butter. Ovviamente si sapeva. Secondo posto vado a mettere peanut brownie. Aspettate
aspettate, raga, questo. Al terzo posto vado a mettere Hazelnut Butter. Al quarto posto vado a mettere Cookie Dough. E all'ultimo Salted Caramel. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche questa mia recensione, quindi fatemi sapere voi secondo voi quale, oppure voi quale avete messo nel carrello, quale avete provato, bla bla bla. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!